Il mantenimento della struttura pubblica nel nostro paese costa il 2,5% del prodotto interno lordo, quindi un punto in più di Germania, Francia, Gran Bretagna. Se noi equiparassimo il costo della nostra spesa pubblica a quei paesi che hanno dimensioni paragonabili al nostro, risparmieremo qualcosa come 15 miliardi di euro ogni anno. Il nostro obiettivo quindi è quello di un contenimento della spesa, perché questo è quello che ci chiede la congiuntura economica e questo è quello che ci chiede anche un impegno etico e morale nei confronti del Paese, perché oggi chi più ha ricevuto, più è chiamato a restituire, a dare per la crescita del paese. Quindi dobbiamo affrontare la ristrutturazione della Camera dei Deputati, perché di questo io voglio parlare, da un punto di vista diverso da quello che è stato fatto fino ad ora. Meritoriamente lo stesso Questore ha ben sottolineato quanto è stato fatto in passato, nella conclusione della scorsa legislatura. All'inizio di questa, 60 milioni di euro risparmiati sono una cifra significativa, non v'è ombra di dubbio. Corrispondono a un impegno, anche preso da lei, Presidente, il giorno del suo insediamento, come corrispondono all'impegno di tante forze politiche oggi presenti in aula. Però sono stati fatti ancora secondo una vecchia logica, ovvero quella dei tagli lineari, ovvero quella dettata da una spending review per cui intervengo sui centri di costo e cerco di ottenere quello che è il miglior costo per un determinato servizio, per una determinata prestazione. Questo è quello che si è impegnato a fare l'ufficio dei questori, il collegio dei questori, quello che si è impegnato a fare l'ufficio di presidenza. Ed è una parte importante perché va a intervenire sugli stipendi che a furor di popolo vengono individuati come la causa o una delle principali cause dei maggiori oneri, dei costi della politica italiana. Però sappiamo benissimo che nel caso noi riuscissimo, e questo è un impegno, ad intervenire proprio sugli stipendi, a intervenire sulle auto blu, a intervenire sui privilegi che sono odiosi quanto è improcrastinabile eliminarli, noi interverremo solo su una piccola, piccolissima parte di quei 15 miliardi di euro. Infatti le stime sono intorno a 1 miliardo massimo di risparmio e il resto è tutto il resto è nell'organizzazione della funzione pubblica del Paese, è nella sbagliata allocazione delle risorse o della non necessaria allocazione delle risorse, a cui non corrisponde poi un servizio utile al funzionamento del Paese. Ed è in questo quadro che noi dobbiamo inserire il nostro lavoro, perché noi siamo un simbolo nel bene e oggi nel male. E quindi a questa istanza dobbiamo dare una risposta. Dobbiamo essere i primi a mettere in discussione noi stessi la funzionalità della Camera, il sistema produttivo, in base alla missione che ci siamo dati. Quindi non è un approccio tecnico, non è un approccio tecnocratico, è un approccio politico. Il nostro compito da politici è quello di arrivare a ridefinire il ruolo del Parlamento. Non l'abbiamo fatto con le riforme, ahimè, ahinoi, ma lo possiamo fare all'interno di questo sistema costituzionale, facendo in modo che la Camera risponda alle sue funzioni nel miglior modo possibile. Come farlo? Sicuramente chiedendosi perché alcuni ruoli, alcune funzioni esistono ancora, sono necessarie, non sono necessarie. Questo è un punto fondamentale. È la domanda che noi ci dobbiamo porre. E il primo quesito non è solo quello di tagliare. Io faccio l'esempio del taglio dell'indennità. Noi abbiamo ridotto in percentuale l'indennità,
giustamente anche crescendo, chi aveva una indennità maggiore ha subito anche un taglio maggiore. Ma l'indennità di per sé ha una funzione premiale e corrisponde a un criterio meritocratico. Ora, se all'interno della Camera dei Deputati un terzo percepisce l'indennità, capite bene che va a, con l'indennità che, non so, maneggio dei valori, inserimento dati, che sono retaggio del passato, capite bene che lo strumento stesso viene svilito. E allora la domanda che noi ci dobbiamo porre è: quel ruolo, quella funzione sono ancora necessari? Allora da qui, nei nostri ordini del giorno, poniamo una serie di interrogativi. È ancora necessario avere un punto camera nel giorno in cui, nell'epoca in cui siamo multimediali e il punto camera dovrebbe essere all'interno delle case di ognuno di noi o negli uffici, allorquando uno si connette a internet e può in tempo reale rendersi conto di ciò che accade qui, senza dover spendere dei soldi affittando spazi e pagando dipendenti per tenerli aperti. Questo è un piccolissimo esempio di tante cose che possono essere razionalizzate. Abbiamo fatto all'interno dell'ufficio di presidenza una battaglia per quanto riguarda uno dei recenti bandi che è stato fatto, un appalto per la gestione del nostro servizio bibliotecario, importantissimo. Ma è possibile che noi dobbiamo assumere nuove persone per svolgere delle funzioni all'interno della Camera, che costa di quasi 1.500 dipendenti? È mai possibile che facendo una riorganizzazione dei ruoli e delle funzioni non sia possibile trovare 24 persone che possono svolgere quelle mansioni e quindi non costare altro denaro alla Camera dei Deputati e quindi ai cittadini? Io sono convinto che sia possibile. C'è un problema di riorganizzazione. C'è un problema di allocazione delle risorse. C'è un problema che è frutto di un retaggio del passato, di compiti e di mansioni che vengono stratificate. Molte persone qui stanno facendo, compresi gli stenografi che vedo qua, altamente professionali, qualificati, ma sviliti nel ruolo, perché è cambiato il mondo. Allora, il punto fondamentale, quello che noi poniamo all'interno degli ordini del giorno, che abbiamo in alcuni casi discusso anche in ufficio di presidenza, è proprio questo: la necessità di ridiscutere i ruoli, le funzioni, le piante organiche. Ne faccio un altro esempio, su cui abbiamo dibattuto in ufficio di presidenza, che io trovo inconcepibile, perché spendiamo quasi il 10% del nostro, investiamo il nostro bilancio del 2012, c'è un ordine del giorno a proposito, nell'organizzazione, tra le altre cose, di eventi. Noi abbiamo organizzato oltre 250 eventi che nulla hanno a che fare con la missione della Camera dei Deputati, che è quella di legiferare. Noi non siamo un centro congressi, non siamo un auditorium, non siamo una esposizione permanente in cui fare delle mostre. Eppure sul bilancio io trovo investimenti anche cospicui per adeguare gli spazi in funzione di mostre, di eventi, di cose che non hanno nulla a che fare con la nostra principale missione, che è quella di essere a servizio del popolo italiano per fare delle leggi, per normare, non per organizzare eventi, con dei costi che ovviamente, per forza di cose, non sono neanche lontanamente paragonabili o equiparabili a coloro che lo fanno per statuto. Questa e altre questioni devono essere affrontate, non possono venire procrastinate. E da qui la nostra proposta, che troverete all'interno degli ordini del giorno, che nasce da una constatazione, da un dato di fatto. Noi potremmo solo continuare a fare dei tagli lineari e poi creare anche delle situazioni di grande ingiustizia, anche a livello dei rapporti con i dipendenti, come l'ultima che veramente, cioè io sono rimasto allibito quando è stato proposto per il recupero delle ore lavorate
dei meccanismi che sono assolutamente assurdi, che gridano veramente vendetta, perché cioè, nel mondo da cui vengo io, se uno lavora viene pagato, punto. Non è che gli si dice tu lavori, poi vediamo come ti pagheremo. E quindi tutti i recuperi che sono stati fatti, dettati da una cattiva organizzazione, non possono poi ricadere sui dipendenti che si sono resi disponibili. Ogni qualvolta gli è stato chiesto di prestare servizio, erano qua. E no, non funziona così. Le colpe devono ricadere su chi ha male organizzato i servizi e quindi ha creato questa necessità. Allora, il punto su cui io voglio incentrare l'attenzione è proprio quello che l'amministrazione stessa, e questo è un dato di fatto, è frutto di decenni di esperienza repubblicana, l'amministrazione non può riformare se stessa. Ma è un dato che arriva anche dal mondo dell'economia. In un'azienda, il proprietario, quando deve cambiare i meccanismi produttivi, deve aggiornare, deve riqualificare, non lo fa lui stesso, ma incarica qualcun altro. Ma perché? Perché è ovvio che chi sta dentro i problemi non ha e non può avere gli strumenti per risolvere i problemi che ha generato. Serve uno sguardo diverso, uno sguardo professionale e anche distaccato, non coinvolto emotivamente o non coinvolto dal punto di vista anche economico. È per questo che io ho proposto in ufficio di presidenza, e qui discuteremo mercoledì, di incaricare un advisor perché faccia l'esame di quali sono le funzioni in base alle nostre indicazioni, le indicazioni della politica, perché è la politica che deve decidere cosa si fa qui dentro. Ma una volta che ha deciso, la politica fa un passo indietro e si affida a chi ha le competenze e le capacità per indicare dove bisogna tagliare, come bisogna organizzare, cosa bisogna fare per diminuire i costi e aumentare l'efficienza, l'efficacia, l'appropriatezza dei nostri servizi. Questo è quello che noi dobbiamo fare. E badate bene, non è un'idea che nasce dal nulla, perché cercando nell'ampia documentazione riferita alla Camera dei Deputati, ho trovato che nel 1989 la presidente Iotti, quindi passiamo da una presidente donna autorevole che si è seduta su quello scranno per tantissimo tempo a un'altra presidente, spero altrettanto autorevole, che incaricò tramite l'ufficio di presidenza 9 esperti che erano dell'ASCO, esperti che prestarono gratuitamente i loro servizi per puro spirito patrio, quindi senza alcun onere per l'amministrazione. E alla fine, guarda, ho trovato anche l'agenzia di allora, giugno del 1989, in cui viene fatto uno stralcio, qui è l'articolo di epoca, uno stralcio di questa relazione che poi spero che i questori, seppur datata, magari riescano a recuperare anche solo per vedere la differenza nell'analisi tra i problemi di ieri e quelli di oggi. Devo dire che dallo stralcio dell'articolo di epoca e dall'agenzia ANSA le differenze paiono minime. Cito una parte. I superconsulenti hanno stabilito le linee di tendenza, ovvero la prima è che il personale di Montecitoro, funzionari, impiegati e commessi, nel suo insieme è di ottima qualità, professionisti seri, preparati, corretti, che potrebbero benissimo figurare in qualunque azienda privata. E qui vedete che c'è una continuità di fatto col passato. La seconda linea di tendenza che emerge dall'indagine e che la macchina amministrativa, così com'è congegnata, risente di disfunzioni cumulate nel tempo, di sovrapposizioni di ruoli e di competenze fra i diversi uffici e servizi,
Ma i super esperti, conclude Epoca, mettono soprattutto l'accento su un dato. Il personale, se fosse utilizzato secondo criteri aziendali, potrebbe rendere assai meglio di come ha reso finora. Urgono rimedi, siamo nel 1989. Ora, abbiamo fatto passare invano questi anni. Non ci sarebbe stata la crisi della politica se la politica fosse stata in grado di riformare se stesso. Questo è un dato di fatto. Allora, io parto dal presupposto che qui siamo tutte persone in buona fede. Siamo tutte persone che vogliono realmente migliorare le cose. Vogliono ottenere un risultato, ovvero quello di costare di meno al paese e di essere il più efficaci, il più efficienti possibile. Quindi, partendo da questo assunto, è un dato di fatto che noi non possiamo, come abbiamo già visto in passato, come è stato fatto nell'ultima riforma, riformare se stessi. Perché i risultati sono quelli che vediamo, i costi sono quelli che vediamo. Noi abbiamo presentato 34 ordini del giorno. A un certo punto mi sono fermato perché veramente mi sono messo le mani nei capelli e ho detto: se continuo, poi mi sostituisco al ruolo dei collegi dei questori, e non è assolutamente mia intenzione né quella del gruppo. Ma la Lega Nord pretende che in questo momento di gravissima difficoltà economica del Paese si attuino quelle riforme interne che sono possibili a Costituzione e a norme vigenti. Non possiamo ancora temporeggiare. Apprezziamo tutto quello che è stato fatto, i tagli che sono stati operati vanno bene, vanno benissimo, sono l'inizio. Ora bisogna passare alla fase strutturale, dobbiamo riorganizzarci, dobbiamo capire perché servono 10 persone lì, perché quel dipartimento è necessario, perché quell'ufficio deve restare aperto, perché quella persona percepisce quello stipendio. Dobbiamo farlo, ma non possiamo farlo noi, non lo posso chiedere a lei, Presidente, non lo posso chiedere ai questori, non lo posso chiedere al segretario o vice segretario generale, perché non è un compito loro. Il loro compito è quello di dare la loro visione, ma poi serve una sintesi e serve un giudizio che è un giudizio professionale e inappellabile, altrimenti ci troveremo qui il giorno dopo ognuno a discutere per la sua parte delle sue stanze in base alle sue sensibilità, ma qui deve prevalere una sola sensibilità, che è quella dei cittadini che ne hanno piene le tasche di avere un Parlamento che è inefficiente, che costa di più degli altri parlamenti. Noi dobbiamo dare una risposta a questo problema. Noi dobbiamo essere in grado di dare una risposta. L'antipolitica non è un'invenzione, l'antipolitica è semplicemente un sentire, un disgusto rispetto a una situazione che sembra non mutare. Poi, per quanti sforzi voi fate, per quanti sforzi noi facciamo, è ovvio che se ti presenti con un bilancio da oltre 1 miliardo, dicendo ho tagliato 60 milioni, e poi la percezione nella mente dei cittadini oggi in gravissima difficoltà è quella che nulla cambia, è evidente che la risposta è inadeguata. Quindi qui non si tratta di inseguire l'antipolitica, lungi da me, si tratta di rispondere a un'esigenza che è fondamentale, è basilare, è palmare, è evidente. Allora, se noi vogliamo trasformare questa sessione di bilancio nella routine per cui usciamo con un tot per cento, 1, 2, 3% di risparmio sui costi dell'anno precedente, siamo sulla strada buona, abbiamo impostato un certo tipo di lavoro, vorrà dire che bocceremo tanti dei nostri ordini del giorno. Se invece vogliamo cogliere questa occasione e rispondere effettivamente alle esigenze di buon funzionamento di questa istituzione, dell'istituzione che noi rappresentiamo, allora dobbiamo fare prendere un'altra decisione, ovvero quello di aggredire i centri di costo in modo strutturale e riorganizzare la Camera in modo organico, efficiente e in modo professionale. Quindi, domani ci sarà un ufficio di presidenza, immagino che verranno
esaminati alcuni degli ordini del giorno, almeno mi sembra che sia questo l'intento. Noi li abbiamo presentati con lo spirito di essere collaborativi, come già avevo avuto modo di anticipare nei precedenti incontri. Ci auguriamo che, e mi auguro che le sue parole, Presidente, nel momento dell'insediamento, me le sono anche tenute, che sul tema della casta è facile e popolare suonare la gran cassa della propaganda, più difficile e più serio produrre veri cambiamenti. Io concordo, assolutamente. Però l'impegno di fare di Montecitorio una casa della buona politica passa dall'avere il coraggio di attuare quelle riforme che in passato non sono state fatte. E lei ha un precedente illustre che la invito a cogliere e far suo, perché quella era la strada buona, la strada giusta da perseguire. Grazie.